Eccomi, raga, sono ritornato qui per parlare dei ma ci rendiamo conto che cazzo è successo? Ma ci rendiamo conto che cosa è successo? Allora, facciamo ordine, che cosa è successo? Sostanzialmente, il sistema, quello che ha detto UEFA, poi bisogna vedere se è vero, ha mandato a puttane quello che doveva essere il fatto che tu non puoi pescare le squadre del tuo girone. Quindi quando sostanzialmente hanno sorteggiato l'Atletico Madrid, nella cesta c'era pure il Liverpool. Quando hanno sorteggiato il Villarreal, nella cesta c'era pure lo United. E quindi hanno detto, fermi tutti, qua tocca rifarlo da capo. Ok, perché? Perché ovviamente l'Atletico Madrid ha detto, scusami, io ho sorteggiato una squadra che non volevo mai prendere. Alla fine, comunque, nella mia cesta c'era il Liverpool, quindi cambia un gioco di probabilità. Io il Liverpool non ce lo dovevo avere, tu c'hai meno possibilità di prendere il Liverpool, c'è una possibilità in meno di prendere una palina, quindi cambio il gioco di probabilità, mi vai a far rifare da capo il sorteggio. Ora, chi se lo prende in culo? Se lo prende in culo quelle squadre a cui è andata bene, quindi la Juventus e quindi l'Inter. Ora, quello che dice l'Atletico Madrid è corretto, quello che poi ribadisce lo United è assolutamente corretto, perché chi prende la squadra più forte è normale che gli roda il culo se tu hai manomesso sotto mille punti di vista un sistema e hai sbagliato completamente il metodo che dovevi adottare. Dall'altra parte però mi domando, ma quelle che sono uscite all'inizio, considerando che il sistema a un certo punto è andato a puttane, ma inizialmente funzionava, perché lo stai rifacendo in modo integrale? Cioè, fino al momento in cui c'è stato quel passaggio sbagliato via Real Manchester United, le partite prima del sorteggio erano state fatte in modo pulito. Non potevi riprenderlo da lì? No, il sorteggio, ragazzi, si ripete. Io il video di oggi ve lo lascio, perché comunque è una reaction, la trovate qua nelle schede, e guardatevelo, insomma, il mio sorteggio, qualora fosse successo quello. Invece succederà tutt'altro, conoscendo il culo delle nostre italiane, insomma, adesso beccheremo Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Tanto è così, tanto è così, tanto io già lo so che è così, io già lo so, perché noi italiani abbiamo una sfiga che non finisce mai. Vi dico anche un'altra cosa, ho fatto uscire un video nel quale ho reactionato su questo canale ai sorteggi d'Europa League. Non c'è la feed, nemmeno acquisirà la feed, però se vedete questo video recuperatevelo, mi raccomando, perché insomma reagisco a Barcellona e a Porto, che sfiga, oltre che Olympiacos. È iniziato il sorteggio, ora fa tutto Ranieri, perché quegli altri se ne sono iti. È iniziato il sorteggio, Salisburgo. Fa tutto Ranieri, ragazzi. Salisburgo. È uscito subito, via. Ecco, adesso la Juventus dovrebbe tecnicamente prendere il Salisburgo. La cosa positiva per la Juventus sarebbe quella di prendere il Salisburgo. Il Salisburgo può prendere tutti, tranne il Lille, perché ce lo aveva nel girone. Cerchiamo di non mandare a puttane pure questa volta il sistema. Ora, ecco, stiamo guardando. Ah, c'è di nuovo Arshavin. Ok, c'è di nuovo Arshavin. L'hanno richiamato, poverino, è lì come un salame. Dice, ma che cazzo, un'altra volta, ma che devo fare io? Un'altra volta. Ok, sarà un sorteggio un po' più lungo. Ogni azione del software sarà controllata. Ah, sì, ragazzi, non è che ora, perché è successo una volta, dovete controllarlo. Fate come l'avete sempre fatto. Semplicemente state attenti, perché mi sembra logico, perché da qui in poi si decide il futuro di quella che sarà la UEFA Champions League 2021-2022. Vediamo chi pesca Arshavin. Bayern Monaco, Salisburgo, Bayern Monaco. Che culo. Che culo, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto che il Bayern Monaco doveva beccare l'Atletico Madrid e invece ha preso il Salisburgo? Ma guarda che culo. E c'è ancora Juve, e c'è ancora Inter. Vediamo. Sporting Lisbona, Sporting di Lisbona. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che ogni giorno, ore 7 del mattino, ore 14 del pomeriggio, ore 21 della sera, esce un video su questo canale. Quindi mi raccomando. Sporting Lisbona, sarebbe buono se ricapitasse alla Juventus. Vediamo un pochino, adesso questo raccoglie tutte le palle. Comunque è vergogno, è la seconda volta in questo giorno. Ho fatto già, questo è il quarto video del giorno, stasera c'è pure Roma Spezia. Oh! Ma io non c'ho parole. Vai, gira le palle. Non sapessi a me quante me ne girano. Dovevamo fare la diretta e poi volevo uscire, invece sto ancora qui, vaffanculo, a vedere i sorteggi per la seconda volta, terza volta del giorno. Vediamo un po', Sporting contro Manchester City. Ecco che alla Juve gli hanno culato lo Sporting. Il City aveva, boh, gli associati al City, mi ricordo.
Il City aveva il Villarreal. Il City aveva il Villarreal, gli va meglio. Anche in questo caso gli va meglio, perché il City passa dal Villarreal allo Sporting Lisbona. Quindi la Juventus non ci avrà lo Sporting. Benfica, questa è un'altra squadra che potrebbe essere buona per la Juventus. E intanto sono rimaste tutte quante. Cioè, può prendere lo United, può prendere il Lille, può prendere la Juve, può prendere il Liverpool, può prendere l'Ajax, può prendere il Real Madrid. Il Benfica pesca, per me pesca il Real Madrid. Dai, la Juve non ha il culo di prendere. In realtà la Juventus è abbastanza fortunata nella storia dei sorteggi, eh? Sempre stata abbastanza fortunata. Però il culo di prendere prima lo Sporting, poi il Benfica, insomma, ce ne vuole uno grosso così. E io non so se la Juventus ha quel tipo di culo lì. Secondo me no. Vediamo però. Vediamo. Benfica, Xavin, 2 ore, va via. Xavin, già è lento il sorteggio. Già siamo lenti. Devi pure mettere 2 ore per aprire una palla. Ajax, Benfica, Ajax, ragazzi. Benfica, Ajax. Una tra queste sarà i quarti di finale. Porca la vacca. All'Inter è rimasto solo il Lille. Se no deve iniziare a piangere. E la Juve, occhi al PSG. Chelsea. E la Juve sta tranquilla, perché il Chelsea non può andare con la Juve. Se adesso tirano fuori la panina della Juve, ti giuro che spacco. Oddio, mi sono dato una bozza, raga, mi sono sfragnato la faccia. Spacco, madonna che dolore atroce. Spacco tutto. Io ve lo giuro che se esce adesso la Juventus, perché non può uscire, e quindi loro hanno rifatto un casino col sistema, io mi alzo in piedi e sbatto il naso sulla telecamera. Allora, vediamo un po' chi esce con il Chelsea. Dovrebbe l'Inter sperare che esca una testa di serie e non una testa di minchia, come stanno uscendo fino a questo momento, perché c'è una squadra forte. Guarda, Benfica, Ajax, è la sofferenza dei sorteggi. Attenzione, Arshavin. Mischia le palle, Arshavin. Mischiale come sai fare tu. Madonna, che brutta cosa che ho appena detto. Quindi Chelsea contro Lille. Di nuovo, poi. Era pure prima Chelsea Lille. Oh! Non ci posso credere. L'Inter è nella merda. Se gli va bene, prende lo United, ragazzi. Sì, però che sfiga. Ora voglio vedere gli interisti, che prima mi rompevano i coglioni. Ora io voglio vedere gli interisti. Intanto Atletico Madrid, occhio alla Juve. Gli interisti che prima mi rompevano i coglioni e che mi dicevano: ma come per dire che l'Ajax è semplice? Ma voglio vedere chi cazzo vi capita che vi lamentavate. Ma voglio vedere. E che cazzo è l'Ajax è semplice? Tutti, ogni volta che esce un sorteggio, non è semplice per niente lo Sporting Lisbona. Mo se ti capita per Juve Paris Saint Germain, voglio vedere se non era semplice per niente lo Sporting Lisbona. Maledetti un'altra volta. Mamma mia, raga, Atletico. E qui c'è ottima possibilità che esca la Juve. Vediamo un pochino. Che comunque è meglio del PSG, eh? Non nell'anno migliore della gestione di Simeone. Manchester United, Atletico United. E quelle che hanno fatto, quelle che hanno rotto i coglioni per far ripetere il sorteggio, si sono beccate. Quelle lì si sono ribeccate, loro due che avevano detto rigiochiamolo, si incontrano. Atletico United. Assurdo. Assurdo, raga. Villarreal, attenzione. La Juve deve sperare di prenderlo. Ah, lo prende! Lo prende, Villarreal alla Juve. Ieri è andata bene. Non come lo Sporting. Lo prende per forza, perché c'è Liverpool e Real Madrid. Però l'Inter va contro una tra Liverpool. È contro il Liverpool l'Inter, mi sa. Vabbè, comunque, andiamo per gradi. La Juve arriva bene, Villarreal ci sta. E non è da sottovalutare, è una bella squadra. Insomma, è arrivata prima nel proprio girone, poi ha vinto l'Europa League. Però Villarreal-Juve si può fare. La Juventus ha tutte le possibilità del caso per passare questo turno. E se non sbaglio, però, l'Inter, ragazzi, è matematicamente contro il Liverpool. Perché l'altra è il Real Madrid. Inter è per forza. È contro il Liverpool, è vero? Inter-Liverpool, raga. Inter-Liverpool, che sfiga. Cioè, ma vi rendete, pensate lì, ecco, io ve lo dicevo, no, interisti, ma l'Ajax, non puoi dire che l'Ajax è facile. Inter-Liverpool, una sfiga indicibile, che poi io dico no, ora io dico no, te è andata bene,
Ora si ripetono, non poteva capitarti Juve Salisburgo e Inter Lille, no, Inter lì invece che L, Inter Liverpool, Juve Villarreal. Questa è una grande partita. Assurdo. Assurdo. E poi c'è PSG Real Madrid. C'è PSG Real Madrid. C'è Paris Saint Germain Real Madrid, ragazzi. Già avere evitato il Paris Saint Germain comunque va bene, però il Liverpool. Paris Saint Germain Real Madrid. Io non ho parole. Io non ho parole. Sì, comunque assurdo. Comunque assurdo. Assurdo. Inter Liverpool, ragazzi, è assurdo. Vergognoso, vergognoso, vergognoso. Fatemi sapere la vostra. Che ve posso, che ve devo dire, raga? Che ve posso dire? Che ve devo dire? Che ve devo dire? Assurdo, raga. Ciao a tutti.